Bentornati ancora una volta alle notizie a cura del Corriere di Sciacca.it. La Sicilia resta in zona gialla almeno per un'altra settimana fino a domenica prossima 28 febbraio. L'ipotesi di zona bianca, come era prevedibile, non è risultata praticabile. La zona gialla consente comunque di consumare ai bar o ai ristoranti fino alle 18. Come sempre, l'asporto è consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Negozi regolarmente aperti, ma anche per la zona gialla viene confermata la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, a eccezione di farmacie, tabacchi, punti vendita di generi alimentari e edicoli al loro interno. La Sicilia per la seconda settimana ha confermato il valore RT più basso d'Italia. Tra ieri e oggi sono 5 i nuovi contagi in città, tra cui 3 bambini in fascia pediatrica. A comunicarlo è il sindaco Anna Alba. Ieri l'ASP di Agrigento non ha diramato il report quotidiano, ma è stato comunicato al sindaco di Favara 5 nuovi contagi, tra cui appunto i 3 bambini. La situazione in città non è delle migliori e la prima cittadina invita a rispettare con scrupolo tutte le disposizioni sanitarie di contrasto al contagio. A Favara gli attuali contagiati sfiorano il numero di 60. Nota congiunta dei componenti dei consigli comunali di Sciacca e Siracusa ricorrenti avverso i decreti di scioglimento dei rispettivi consigli comunali. Nel prendere atto della pubblicazione della legge sugli enti locali recentemente approvata dall'ARS, nel cui ambito è stato chiarito che la procedura di scioglimento del consiglio comunale da parte della regione siciliana può applicarsi solo nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione e non anche nel caso di non approvazione del rendiconto di gestione, rivendicano il peso della fondamentale battaglia che stanno portando avanti. Stanno valutando se presentare ricorso al CGA. Siamo molto preoccupati per le conseguenze sulla filiera della pesca che potranno derivare da un grande parco eolico che potrebbe nascere in mare aperto, proprio in mezzo al canale di Sicilia. A dichiararlo è il presidente del distretto della pesca, Nino Carlino, che invita le autorità competenti a valutare con attenzione tutte le problematiche che potrebbero sorgere a seguito dell'occupazione di una grandissima area marina da parte di un parco eolico con circa 160 pale. Calcio, campionato di eccellenza, il 23 febbraio potrebbe essere il giorno della decisione del CONI sulla possibile ripartenza del torneo. Dopo il vertice della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi il 5 febbraio, dove è emerso il parere favorevole da parte della Lega Nazionale Dilettanti alla ripartenza del torneo, potrebbe essere la giornata in cui si arriverà ad una decisione definitiva ed ufficiale sulla ripresa dell'eccellenza. Ma rimangono alcuni nodi. Negli ultimi giorni l'ottimismo si è affievolito, complice la preoccupazione per le nuove e a quanto pare molto più contagiose varianti di Covid-19. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp